months. When I think of Italy, cuando pienso acerca de Italia. Where it all started from. Just general sense of history. And fell in love with the culture. Me parece que ningún país tiene la concentración de riqueza que tiene. Ho il grande piacere di avere qui davanti a me Luigi Del Diegro, che è il direttore generale di Res Tipica, che è una delle emanazioni dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Con lei io vorrei cercare di capire se possiamo considerare Res Tipica come una rete di contenuti delle eccellenze del paesaggio italiano e di tutto quello che è made in Italy e che potrebbe diventare un paradigma del network italiano. No, io penso la sua introduzione è giusto al tema di Res Tipica. Come già è stato notato, noi siamo l'associazione delle associazioni, delle reti di identità italiane. Noi abbiamo più di 2000 comuni che partecipano a questa rete, comuni che rappresentano le associazioni del vino, dell'olio, del tartufo e anche quelli dell'aspetto culturale paesaggistico, città dei borghi più belli d'Italia, città dei borghi autentici. Voglio dire, ci sono 27 associazioni che partecipano a questa rete. Quindi è una rete di reti, di fatto. Sì, una rete dei reti, sì. Che sia un paradigma, sì, delle eccellenze italiane, direi di sì. Che sia completa, non ancora, noi stiamo lavorando per aggiungere a questa rete anche alcuni settori che per adesso sono fuori, per esempio anche Città delle Terme, per esempio, che già sono un'associazione, hanno un'associazione attiva, ma non sono associate alla rete dei comuni. Ecco, ANCI, essendo l'associazione rappresentativa di, diciamo, che lavora per gli interessi dei comuni, che vuol dire dei cittadini, nel senso, certo, che i comuni sono quegli enti più vicini al cittadino. Certo. Ecco, è il territorio per antonomasia. Esatto. Ancora le reti delle città importante delle terme italiane non fanno parte. Quello è un esempio di una rete su cui stiamo lavorando, perché è importante essere inclusivo, ma anche essere se vuoi esclusivo, per dire. E noi includiamo tutto ciò che appartiene a un'identità valoriale. Noi abbiamo l'anno scorso approvato il manifesto dei valori Res Tipica, che è un manifesto che si concentra sull'aspetto economico della rete, ma anche quello, come ho già detto, valoriale, l'accoglienza, tipo di accoglienza, prodotti, che tipo di prodotti, la qualità per noi è importantissimo, certo. L'aspetto anche etico di quello che fa parte della nostra rete, per cui è una rete che si concentra a dare visibilità alla qualità, dare visibilità a una rete valoriale del nostro paese. È una rete che si concentra a fare numeri, nel senso che è ovvio nel piccolo, perché noi alle nostre reti delle associazioni ci sono i comuni piccolissimi che aderiscono, no? Attraverso la rete diventano visive al di fuori d'Italia. Quali sono le attività che fate all'interno della rete, tipo formazione, valorizzazione del marketing, ad esempio? E certo, noi infatti abbiamo anche un marchio Res Tipica che è presente in tutto il mondo, per cui proprio perché c'è questo marchio presente lavoriamo molto sull'aspetto formativo, lavoriamo molto sull'aspetto anche di comunicazione, lavoriamo molto anche a creare presupposti per entrare in contatto con quegli enti che vanno dalle camere di commercio anche agli istituti bancari che possono assistere le nostre associate.
associate, quindi associate, ricordo, sono i comuni, sì. Però possono assistere i comuni nel dare un servizio sull'export e sul turismo nel loro territorio, perché essendo i comuni associati nostri, non le società, noi favoriamo anche il rapporto con quegli enti che si specializzano nell'assistenza al privato, alle società. Ripeto, le camere di commercio è un esempio. Quindi è agita ad esempio sull'internazionalizzazione, sulla facilitazione di portare i prodotti tipici, in questo caso all'estero, ma anche i valori tipici del territorio all'estero? Certo, esempio, questa settimana abbiamo un incontro regionale su contratti di reti. Questo è un nuovo formula giuridica in cui le nostre aziende, che sono ahimè piccole, si possono aggregare per fare numeri e per fare export in paesi. Per cui sì, sull'export stiamo lavorando, lavoreremo molto, ma lavoriamo anche sulla visibilità in Italia attraverso il prossimo Expo 2015 a Milano. Stiamo prefigurando dei progetti per la nostra rete per essere presente all'Expo di Milano, per far conoscere sia agli italiani ma anche all'estero la rete nostra, che è una rete veramente di eccellenze non conosciuta. E turisti in generale, praticamente adesso anche dai paesi asiatici, cercano, vogliono conoscere i nostri borghi, vogliono conoscere quei prodotti che non si trovano a distribuzione di massa. Che è il grande patrimonio nostro, che nessuno ce lo porterà mai via, perché fa parte integrante del nostro territorio. Il grande patrimonio nostro va a rischio di essere portato via, o almeno, se non portato via, dimenticato. Dimenticato perché purtroppo, ahimè, non abbiamo una politica, per esempio, sul turismo, che consentono e che facilitano la presenza di, non solo di italiani, ma anche di stranieri nelle nostre località, dove assapori, no? I nostri cibi, dove conosci la nostra storia. E questo ci vorrebbe veramente una visione strategica del turismo, che include ovviamente quella della logistica, dell'infrastruttura, tutto ciò su cui in questi 20 anni si è fatto molto poco in Italia. Per cui è vero che è il nostro tesoro, ma pur vero che è un tesoro che poi alla volta stiamo perdendo, sì. E rischiamo di perdere. Sì. Anche perché i più di 8.000 comuni italiani sono l'emblema della frammentazione, ed è molto difficile riuscire ad aggregarli anche per motivi storici e tradizionali. Sì, ok, tutto ciò è vero, però se c'è una visione strategica a livello nazionale di ciò che c'è da fare, e se i finanziamenti vengono erogati in base a quello che si fa, ecco, può darsi anche il fatto che ci siano 8.000 comuni, potrebbe essere meno problematico, sì. Sì, sì. Però avere una visione complessiva da top, è ovvio che dopo il lavoro va fatto bottom up, certo. Città in su, però se a livello nazionale, che dopo è una nazione grande dal punto di vista economico, però quando vai a vedere i numeri della popolazione non è che è così difficile gestire un paese di 65-68 milioni di persone. Certo. Dobbiamo essere un pochino più anche coraggiosi nella leadership nazionale, certo. Su questi temi, che sono temi che potrebbero sollevare le sorti di tanti nostri comuni, di tanti nostri cittadini. Certo. Restifica serve perché è la rete delle reti. In questo modo possiamo ovviare ai problemi di avere 8.000 comuni. Se invece attraverso il Restifica questi 8.000 comuni si aggregano e fanno attraverso, ripeto, un'esigenza richiesta di qualità sul territorio, su una comunicazione strategica di quello che loro hanno da offrire
al turismo, per la gastronomia. Se da lì partiamo, facciamo lavorare queste comuni attraverso Restipica, facilitiamo anche il lavoro diciamo a livello nazionale. Immagino che le tante problematiche che stanno affrontando alcuni gruppi in Italia, soprattutto quelli legati all'ICT, sto pensando all'agenda digitale ad esempio, penso che questi siano delle soluzioni che possono anche essere integrate in una struttura, diciamo così, più tradizionale come Restipica, perché questa è una rete che supporta una rete reale. Certo, lo è. Ed in questo modo favorirebbero anche i rapporti tra le istituzioni che lavorano in questo settore. Se con la Camera di Commercio, no, abbiamo già i dati digitalizzando, sarebbe anche più facile con Correstivo creare, per esempio, commercializzazione attraverso il web dei nostri prodotti. È più facile lavorare sulla logistica. La logistica è fondamentale in tutti i settori dell'economia. Certo. Digitalizzando favoriamo la logistica dei trasporti e la burocrazia sarebbe anche eliminata. Per cui, ahimè, un'altra, al di là di avere una visione di una strategia politica del turismo, questo sulla digitalizzazione e l'informatizzazione della rete pubblico d'Italia è fondamentale. Certo, quindi e-governance e agenda digitale. E-governance, sono anche lì quanti? 30 anni che ne parliamo. Certo. Ahimè, è ora di fare, non parlarne. Sì. Del resto tu sei italiana, però hai vissuto e studiato negli Stati Uniti, per sì, cui stai portando... Ormai tanti anni fa, certo, ma 30 anni negli Stati Uniti ovviamente mi ha formato, ecco, 30 anni negli Stati Uniti mi ha dato la possibilità anche di lavorare per l'Italia in un modo diverso di quello che sto facendo oggi. In passato ho lavorato per le Camere di Commercio italiane all'estero, per cui essendo anche con una cultura anglosassone ho assistito molto il mio paese Italia nei rapporti commerciali all'estero. E questo progetto dell'ANCI, Restipica e anche gli altri progetti, secondo te possono portare quelli che chiamiamo i nostri cervelli che sono migrati all'estero, possono dargli delle risorse per poter tornare in Italia? No, non so se il progetto Restipica in sé, però certo favorire un'economia più forte attraverso l'enogastronomia, attraverso la storia dei borghi, attraverso una pianificazione urbanistica e paesaggistica diversa delle nostre città, del nostro territorio. Penso se si faccia questo, vorrebbe dire economia più forte, vorrebbe dire più possibilità per i giovani che vivono in questo paese e per quelli che hanno dovuto lasciare questo paese, ma anche per esempio noi abbiamo anche l'associazione Bio, ecco, in questo settore c'è anche molta ricerca, per cui potremmo benissimo favorire anche in questo settore ricerca, e nella gastronomia in generale c'è molta ricerca, certo. Per cui, e anche utilizzo dei nostri territori, ci vogliono più i nostri ingegneri migliori, ci vogliono urbanisti migliori, i giovani sarebbero favorite da una presenza più forte delle tipicità italiane nell'economia italiana. Certo, quindi possiamo dire che tecnologia e cultura attraverso progetti come questi possano abbinarsi in modo efficiente. Certamente, però è importante fare, non esatto, parlarne, certo. Farle con cognizione di una visione molto più ampia. Io lavoro in Restipica, ma non perdo mai di vista le altre tematiche di questo paese, non perdo di vista mai l'importanza dell'informazione e dell'aggiornamento, per cui ognuno di noi nei nostri piccoli settori dobbiamo veramente lavorare per creare, far parte di un mosaico più grande. Se questo mosaico più grande non viene in qualche modo gestito o assistito da un livello superiore, a livello nazionale, sarà molto difficile che si farà dei grandi passi in questo paese. Certo. Che cosa avete in programma?
Adesso... Il programma abbiamo, noi stiamo lavorando su diversi settori, in particolare su quello settore europeo. Abbiamo un programma adesso di presentare una legge Parlamento Italia sul rapporto del ruolo dei comuni nella promozione della tipicità dei comuni, per cui lavoreremo molto nel Parlamento italiano, ma anche a livello europeo stiamo lavorando per creare delle partnership in questo settore che possono facilitare la presenza dei nostri prodotti nelle nostre città a livello internazionale. Bene, io credo che possiamo essere soddisfatti pienamente delle tue risposte e aspettiamo i prossimi eventi di Restipica e dell'ANCI. Sì, ti ringraziamo e vi invitiamo anche, certo, di andare sul nostro sito, sì, www.restipica.net, dove troverete non solo informazioni sull'economia e sulle politiche di Restipica, ma anche tante iniziative iniziative in tutta Italia delle nostre associazioni delle tipicità. Bene, grazie mille Luigina. Grazie a voi, a presto. Ci vediamo. Ci vediamo. Ci vediamo.